Seconda vittoria consecutiva del Sora che batte 2-1 l'Alma Juventus Fano al termine di una partita molto combattuta e palpitante fino alla fine e conquista altri 3 punti molto molto importanti in chiave salvezza, salendo a quota 40, una salvezza vicina ma ancora da raggiungere matematicamente quando mancano 2 giornate alla fine del girone F di Serie D. Una partita in cui il Fano parte subito bene, al primo minuto, dopo pochi secondi, Crispino deve effettuare subito una parata su una incursione della squadra ospite. Al 15° però il Sora va in vantaggio, una bella azione con Tribelli che scambia con Ippoliti, mette al centro, grande stacco di Dio e incornata vincente sotto la traversa, sesto gol per lui con la maglia bianconera. Un Sora che poi tende a controllare il match con il Fano che reagisce ma non crea grossi pericoli. Al 40° Sora vicino al gol del 2-0 con Veron che però non inquadra la porta sul calcio d'angolo battuto da Di Gio. Saranno le prove del gol del secondo tempo. Anche nella ripresa, poi non tante occasioni di rete, molta lotta in mezzo al campo. Un secondo tempo contraddistinto anche da una sosta intorno al 20° a causa di qualche epiteto razzista rivolto dal settore distinti, poi l'arbitro sospende la partita e poi dopo l'annuncio dello speaker la fa riprendere, ma al termine ci saranno tanti minuti di recupero. Fano che anche nel secondo tempo batte a sprombattuto, al 5° Zanni conclusione fuori di poco, al 12° su una mischia anche un tiro deviato che sfiora il palo. Sora che soffre, non riesce ad esprimersi al meglio, il pallone pesa, la posta in palo è importante, ma al 32° arriva il 2-0 importantissimo. Ippoliti conquista un calcio d'angolo battuto da Tribelli per la solita zuccata vincente di Franco Veron sul secondo palo, gol che manda in visibilio lo stadio Tomei. La partita sembra indirizzata diciamo in discesa per il Sora, ma al 44° Gonzales, il fantasista argentino del Fano, si inventa un calcio di punizione vincente che non dà scampo a Crispino, ripetendo anche lo stesso gol, gesto tecnico di una settimana prima contro il Roma City. Nella finale, ben 8 minuti di recupero, il Fano si butta in avanti, ma il Sora resiste e porta a casa una vittoria molto molto importante.